ragazzi e benvenuti alla seconda puntata di Libri a Merenda in collaborazione con Appetiti Festival. Oggi sono qui a presentarvi due libri per la fascia d'età dagli 8 anni in su, che sono Patti Padella e Ricette Bestiali. Iniziamo con Patti Padella, che racconta la storia di questa ragazzina che è una grandissima appassionata di cucina e durante l'anno scolastico la sua classe verrà chiamata per partecipare a un canale televisivo che si chiama MasterChef. La sua classe, la seconda A, dovrà gareggiare con la seconda B e dovranno fare tre prove in cui ovviamente dovranno dimostrare di essere più bravi a cucinare rispetto all'altra classe. Patti Padella all'inizio del libro riuscirà a diventare la caposquadra della sua classe e successivamente per lei sarà molto difficile riuscire a collaborare con i suoi compagni, perché ognuno ha la sua particolare passione, la sua confusione, il suo disturbo, e quindi lei deve riuscire da caposquadra a organizzare e far sì che ogni abilità di ogni suo compagno sia incentivata e utilizzata, e infatti questo sarà ciò che la porterà alla vittoria. In più ci sarà questo confronto con i tre giudici, che sono tre grandissimi chef che sono molto molto famosi, e quando alla fine del libro Patti Padella riceverà una forchetta d'oro la vorrà rifiutare perché non vorrà diventare così antipatica come sono questi chef. Patti Padella in questo libro imparerà a valorizzare le abilità e le differenze che ogni suo compagno ha. E ad esempio nella terza prova farà presentare un piatto da una danza, perché una delle sue compagne è una bravissima ballerina. E niente, basta, ve lo consiglio da leggere più che altro perché oltre che parlare di cucina è molto molto divertente. Ci sono anche alcune ricette che sono davvero strane, come ad esempio il risotto al topinambur, se non sbaglio, con il parmigiano, una roba del genere. Però comunque sono davvero delle ricette, secondo me, molto strane, che sono anche divertenti da vedere. Il secondo libro che vi presento invece è Ricette Bestiali. Allora, l'autore in questo caso utilizza il dialogo tra un nonno e un nipote per raccontare e insegnare tante particolarità diverse della nutrizione degli animali. Ad esempio andremo a conoscere come e perché il koala mangia l'eucalipto, o anche ad esempio l'orso polare o il drago. C'è anche un drago che in realtà è il drago di Komodo. Vediamo dove vive, di cosa si nutre, come fa a sopravvivere e soprattutto dove va a trovare il cibo. È un libro davvero bello e divertente, più che altro perché è pieno di aneddoti che sono stati inseriti nel dialogo dall'autore in una maniera tale per cui i ragazzi riescono a imparare divertendosi. Alla fine poi di ogni una fame da scarabeo sacro, ovviamente si parla di scarabei, alla fine di ogni capitoletto poi c'è una mini ricetta da seguire per chi vuole cambiare la propria alimentazione con quella ad esempio di uno scarabeo o di un orso polare o di una foca, se volete provare diete diverse da quella umana. E niente, vi consiglio questo libro proprio per il divertimento che ha, ma soprattutto per chi tra di voi è curioso del mondo animale, ecco. Vi ringrazio per aver seguito anche questa seconda puntata e ci vediamo alla prossima. Ciao!